Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Andiamo avanti con i significati delle sibille e oggi vedremo queste quattro. La prima è la speranza. Quindi vediamo subito la prima carta, eccola qui. Questa è la carta numero 17. Qui vediamo una donna vestita in un modo più modesto, non ha quei grandi vestiti che abbiamo visto finora, ha semplicemente una gonna lunga, una specie di top che comunque per l'epoca in cui sono state disegnate le carte era un po' il vestito della popolana, diciamo così. Ha una mano alzata verso l'alto e il significato è che avremo un consiglio efficace, un consiglio positivo, un aiuto disinteressato. Delle promesse preziose, una buona idea che ci porterà sulla strada giusta. C'è il rischio dall'altra parte di avere una piccola perdita di concentrazione che ci porterà a rassegnarci un po', però se riusciremo comunque a rialzarci da questo momento un po' di down, poi riusciremo comunque a mettere in atto quello che ci è stato consigliato in modo efficace, quindi poi ad avere una buona riuscita. La carta numero 18 è la fedeltà. Vediamo un uomo sdraiato a terra e un cane sopra quest'uomo. Il cane comunque è un animale che è considerato fedele, quindi è un po' il simbolo della fedeltà. Il significato di questa carta è che noi avremo degli amici sinceri o che abbiamo degli amici sinceri. L'armonia in famiglia, fedeltà, collaboratori onesti. Ci possono essere tuttavia dei litigi, delle incomprensioni tra queste persone, però sono tutte cose risolvibili perché comunque alla base c'è l'onestà e la fiducia. Questa è la carta numero 19, è il sacerdote. Qui vediamo un prete, un sacerdote in chiesa con le candele, quindi tipica ambientazione da chiesa, le mani giunte, sembra che stia pregando. E il significato è che c'è una persona vicino a noi che è capace di dare dei buoni consigli. Può essere appunto un sacerdote, anche un medico, un avvocato, comunque una persona che ha un certo ruolo, una persona che proprio per il ruolo che ha, tende a dare qualche consiglio. Quindi appunto può essere un avvocato, può essere un medico. O un sacerdote, oppure chiunque altro abbia comunque un ruolo che lo porta a dare consigli, un po' anche per lavoro, diciamo. E questa è una persona che abbiamo vicino, oppure che incontreremo nell'immediato futuro. Ci può essere dall'altra parte una perdita di fiducia in se stessi o negli altri ed è per questo che abbiamo bisogno di qualche saggio consiglio. Ci può essere un po' di intolleranza, un po' di rabbia per motivi diversi che possono essere interiori oppure provocati da qualcosa di esterno. E poi abbiamo la carta numero 20 che è quella del bambino. Qui ci sono due persone che parlano, che discutono e che hanno un bambino. Tra le mani, insomma, il significato è felicità familiare, soddisfazione in tutti gli ambiti della vita. Ci possono essere anche delle preoccupazioni, delle difficoltà, però poi alla fine si riuscirà comunque ad appianare tutto e a trovare un modo per essere soddisfatti, sereni e tranquilli. Queste sono le carte che abbiamo visto oggi. Io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.